Benvenuti in questo video, carissimi amici e carissime amiche. Allora, io nel mese di marzo avevo ordinato questa mascherina, vedete, 3 euro, sarebbe dovuta arrivarmi dal 1 aprile al 10 aprile, non ricordo esattamente quando l'ho ordinata, ma più o meno era a metà marzo, non è ancora arrivata, oggi che è il 23 di aprile, non è ancora arrivata. Qualche settimana dopo vengo a scoprire che la stessa mascherina qualche settimana dopo costava il doppio, cioè 6 euro. Ecco, e fin qui niente di... e chi la ordinava dopo l'avrebbe ricevuta il 17 aprile o il 16 maggio, ma ripeto, io l'ho ordinata nel lotto nel quale costava 3 euro. E fin qui niente di grave. Poi, a parte il fatto che non è ancora arrivata, vedete che carina, nera, a me piace nera, poi vi faccio vedere come ho rimediato al tutto. Allora, dunque andiamo ancora in galleria, perché il seguito è ancora più divertente. Ecco, il seguito è ancora più divertente. Ah, devo andare verso l'alto. Dunque, verso l'alto. Allora, circa una settimana fa faccio questa scoperta. Ah no, ma aspettate, devo procedere all'inizio. Allora, circa una settimana fa faccio questa scoperta. OxyBreath Pro. Dico, ma questa OxyBreath Pro, ma quale sarà? E vengo a vedere, scopro che ha la stessa modella, la mia stessa mascherina, vedete? Maschera antibatterica, antinquinamento. Poi non ho screenshottato una parte dove c'era scritto a Piacenza è la migliore, considerata la migliore. Dico, va bene, ho speso bene i miei soldi, pensando che mi sarebbe arrivata. OxyBreath Pro Panoramica, tutti i pregi di questa mascherina, valvola di protezione integrata, eccetera, eccetera. Ora ho capito che invece con la valvola forse è meglio non prenderle. Infatti ho preso un SP2 che non ha la valvola, così con la valvola protegge se stessi ma non gli altri. La chirurgica protegge solo gli altri e adesso poi ho preso alla cifra di 6 euro bianche quelle mascherine famose che proteggono sia se stessi che gli altri. Comunque, a parte questo, vedo la mia stessa mascherina indossata da un'altra e poi da questo signore qui, da questo bel ragazzo e faccio la scoperta finale. Che praticamente tre di queste mascherine uguali a quella che avevo ordinato io, uguale, perfettamente uguale, avete visto che è la stessa modella che le indossava, 135 euro, 135 euro, e se ne ottengono due gratis. Adesso poi ho capito come mai a me ancora non è arrivata. Ecco, poi l'ho capito a quel punto. Ma ciò che più mi ha fatto arrabbiare è questo: arrivo previsto tra 15 aprile e 17 aprile, quindi un mese dopo. Ecco, io ho mandato il mio ordine in marzo. Ci dispiace molto che la tua consegna sia in ritardo, la maggior parte dei pacchi in ritardo arriva dopo un giorno lavorativo. Se non hai ricevuto il tuo pacco entro il giorno 17 aprile, puoi tornare in questa sezione il giorno successivo per un rimborso. Informazioni di tracciabilità, eccetera, eccetera. Oltre al danno, la beffa. Io non rivoglio indietro, non rivoglio i miei 6 euro, mi devono dare le due mascherine che mi hanno promesso. Così ho deciso di arrangiarmi. Allora, questa è nuova, la mascherina nuova chiamata da Bugs Bunny, questa qui, questa che è quella che costa meno. Ecco. Che io integrerò, siccome desidero una maschera nera, integrerò con questo paio di mie mutandine, vedete? Sono piuttosto carine, eh? Sembra raso, anche perché poi sono ingrassata, mi vanno un po' piccole e ho pensato di adeguarle come se fossero una mascherina. Ho la macchina da cucire, ma non mi funziona, quindi farò così, così, così. Ah, no, no, anzi no. Farò così, guardate. Allora, farò così. Chissà quanti dislike, mi voglio proprio divertire, io mi diverto su YouTube. Farò così, vedete? Perché la vita è triste, quindi bisogna divertirsi in qualche maniera. Farò così, poi, allora, sto studiando la forma giusta, poi vi faccio vedere indossata com'è. Così. Ecco, poi ci metterò qui, questo lo taglierò via, questo lo taglierò via, questo. Qui metterò. O più alto o più basso, adesso guarderò sul viso e appunterò col filo nero. E questo qui vorrei farci poi per prima sotto metto questa, poi qui
Questo tanto non si vede, vedete? E poi qui vorrei farci, scusatemi, andare a ridere, uscire le orecchie. Adesso vi faccio vedere. Eccomi qua, carissimi amici e amiche. Sono pronta per uscire. Ah, vedo che un cane mi sta salutando. Ciao. Allora, si possono fare due modelli, o così, vedete? Oppure anche in un'altra maniera. Sotto ho mantenuto la mascherina bianca che vi ho fatto vedere. Quindi vedete che bella. Uno o due o anche tre modelli. Se riesco vi faccio vedere anche gli altri, eh? Ciao ciao. Allora, questo è l'altro modello. Dipende da come voi volete far passare le due parti dell'indumento dietro le orecchie. Se volete intrecciarle, viene come prima, vedete? Altrimenti viene così. Ecco, io volevo una maschera. Una mascherina nera e l'ho avuta, poi volendo potete anche assottigliarla ai due lati. E adesso io la devo cucire, la devo cucire così, però mi piace di più come prima, perché così forse copre troppo, considerando che poi sotto ci metto anche l'altra, ci metto anche quella chirurgica oppure l'altra. Ecco, ciao a tutti! Ah, e avevo dimenticato il terzo modello, quello che secondo me è il migliore, guardate com'è bello. Ve lo faccio vedere alla luce, guardate come sta bene. Questo è il migliore, è quello che mi piace di più. Ecco, io infatti intendo portarlo, ecco, perché mi piace, perché mi protegge, naturalmente con sotto l'altra mascherina. Se mi ferma qualcuno dirò, ecco, ho due maschere, come vedete, ecco, per proteggermi dal Covid. Ecco, no, veramente questo secondo me è quello che mi sta meglio. È quello che mi sta meglio. Adesso vi faccio vedere invece com'è brutta la mascherina da sola. Ecco, così si sembra solo malati o paurosi. Invece, mettendo la maschera nera, mettendo sopra la protezione nera, ci si sente, più affascinanti. Riassumendo, la scelta è così, così, oppure così, oppure così. Bene, io mi sento protetta e mi sento tranquilla così. Ed anche affascinante.